ci sta, se non è proprio il punto preciso. Comunque non ci hanno mandato di sicuro in un'altra zona. No, hanno detto che la zona era questa. Infatti. Ovvio. E hanno detto anche che non c'era più la capanna. E punto, esatto. Quindi non sappiamo proprio dove è. Sicuramente ha detto che la capanna era in mezzo a un bosco. E questo c'è scritto. Vado e metti i brividi sto bosco. Sì. Mette veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè veramente. Cioè vedi alberi da tutte le parti. E poi ho proprio questa sensazione che hai ben da urlare. No, qua non ti sente nessuno. E riescono ad attutirti i rumori della città. Esatto, stavo per dirlo. Esatto. Non senti neanche la città. Sembra di essere. Sì, ogni tanto delle macchine, ma sembra di essere a 50 km. Karin, riesci a capire la nostra lingua? Potresti comunicare con noi? Ho iniziato a nevicare, ragazzi. Sì. Si vedo la neve. Si gela, fa veramente freddo. L'unica a accendere la black box. Vuoi parlare con noi? Si dice Willst du mit uns reden? Ragazzi, ma pazzesco. Avete visto? Pazzesco. Incredibile. Ma che roba. Interagisci. Beh, ovvio. Interagisci. È ovvio, parlandogli in tedesco. Chiedigli in tedesco se capisce l'italiano. Guarda. Verstest du den italienisch? Cavolo! Adesso se parlava italiano, se capisci l'italiano. Beh, ragazzi, io non so se questa cosa che sto per dire ha una valenza. Io ho letto che proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, nel dopoguerra, c'è stato uno scambio interculturale tra tedeschi e italiani. Sarà perché è dovuto anche al fatto di guerra che l'esercito italiano era molto mischiato con l'esercito tedesco. Quindi moltissime persone che vivevano, soprattutto in queste zone che non siamo nella Germania a nord, nella Germania a sud. Esatto, comunque sono 6 ore da casa nostra, non è lontanissimo. Sapevano un po' parlare italiano, masticavano un po' l'italiano. Quindi ci sta. Che magari qualche parola la capiscono. Sì, sono d'accordo. Soprattutto queste parole elementari. Noi teniamo anche un tono, un linguaggio molto semplice e molto lento. Poi lei comunque lavorava in un negozio da parrucchiere, quindi magari ci sta aveva anche di... a che fare con persone che... Straniere. Esatto. Mm-hmm. Basta pensare che in tante parti del nord Italia comunque parlano anche il tedesco. Hai voglia. E quindi è la stessa cosa, secondo me. Esatto. Proviamo ad accendere la black box, sì, allora? Sì, proviamo ad accendere la black box. Vai. No, non c'è neanche che lo togli. Hai un messaggio da dirci? Raga, trovate il qualcosa. Ah sì? Sì. Cosa dobbiamo trovare? Cos'è che mi ha toccato? Niente, sei sola lì. Mi ha toccato qualcosa qua. Ok. Il braccio. Cosa dobbiamo trovare? Prova a dirglielo in tedesco. Si dice was sollten wir finden? Brilla. Gutak. Ho sentito Gutak. Gutak, sì. Gutak è il fiume. È il fiume. È il fiume? Sì. È il fiume. Oh, santa miseria. È il fiume dove lei è stata gettata. Oh, allora ragazzi, ricordiamoci. Ha detto qualcosa con l'acqua anche prima. Guta, che è il fiume che c'è sotto. Sì. Quello che conduci dal
Col drone la vedevamo, sì. Quel fiume lì si chiama Buta. Perché vuole che troviamo il fiume? Non lo so se ha detto trovare il fiume. Lui gli ha chiesto cosa dobbiamo trovare, sì. Lei ha detto Buta. Ho chiesto in tedesco. Però lei è stata qui. Sì. Giusto? Poi è stata gettata nel fiume. Dopo. Prima. Uccisa, violentata e poi gettata nel fiume. Noi sappiamo già la tua storia. La sappiamo la tua storia, Karim. Lo sappiamo cosa ti ha fatto qua. Sappiamo che ti ha violentata. Sappiamo il modo in cui tutto questo è accaduto. E sappiamo che ha buttato il tuo corpo in Buta, nel fiume. Lo sappiamo già, purtroppo, Karim. E... brilla. Mamma mia, se brilla. Noi stiamo raccontando questa storia. Esatto. Ripercorrendo le tracce di quest'uomo, Heinrich Pomerenk. Perché non tutti sanno le mostruosità che quest'uomo ha fatto. E secondo me è giusto che la gente sappia. Perché ricordare certe tragedie fa bene affinché non accadano di nuovo. Esatto. Tu come stai, Karim? Come stai? How are you? Ok. Poi ha detto. Detto bene e poi hungry. Quindi bene affamata. Bene affamata. Magari ha ricominciato, ragazzi. Anche se è qua. Ti ricordi di quella sera qua? Sì. Puoi raccontarcela? Ha detto qualcosa. Ha detto una roba brutta. Cosa ha detto? Strangolata. Oh, i brividi. Lui però ha pagato. L'hanno arrestato, è andato in carcere. Prima ti ho chiesto se avevi un messaggio per noi. Esatto. C'è qualcosa che noi possiamo fare? Fatica a comunicare. Cosa possiamo fare per te? Sei contenta che noi siamo qua? Sì. Cioè, sei contenta che siamo qua? Un motivo ci sarà o è solo per chiacchierare, scusa? Magari perché la stiamo ricordando. E con il ricordo, comunque... li riporti in vita, in qualche modo. Anche noi siamo contenti di essere qua a parlare con te. Però pensavo avessi un messaggio da darci. Sì.
Vuoi che facciamo qualcosa in particolare? Qualcuno? E poi non capisco. Vuoi parlare con qualcuno di noi? Madre. 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 Ha detto madre. Madre. Sì, sì, però a me sembra madre. Madonna, io ho freddissimo, raga. Sì. Veramente freddo. Perché vuoi parlare con tua madre? Cosa vuoi dire a tua madre? Ricordati di me. Sì. Ricordati di me. Sì. Mamma mia. Sì, sì, sì. Mamma mia. Mamma mia. Sì. Beh, mi sono venuti i brividi, perché se pensi che non l'ha salutata, no? Bravo! Sai che io prima di sentire quella parola stavo pensando, guarda che tristezza, perché effettivamente, cavolo, quel giorno lì sarà uscita di casa, come al solito. Sì. Come tutti ciao, ma! È andata a lavoro. Magari è stato solo un ciao, ma! Sì, sì. Non te lo giuro. Tempo di salutarla bene. È commovente sta cosa. È commovente. Mi lascia quasi senza parole, perché non... Marina, la tua mamma non è lì con te? È giù. È giù. È giù. Chiedi se è giù al cimitero, giù. O giù in paese. Come è possibile, raga? È giù, e che mi viene da dire, non sono sugli stessi livelli, sugli stessi piani. Ah, in quel senso. Ah. Non lo so, è ovvio che è della fantascienza, raga. Non lo so. Perché non è con te tua madre? Morta? No. Cosa hai detto? Come è morta tua mamma? Sul tetto. Ho capito anch'io, dal tetto, sul tetto, qualcosa così. Io prima ho creato dolore. Non è che si è ucciso? No. Come è morta tua mamma, Karim? Polizia. Anch'io ho detto. Polizia. Cosa può significare? Guarda come brilla. Si brilla tantissimo. Come è morta tua mamma, Karim? Polizzai di nuovo. Sì, sì. Sì, sì. Polizzai. Ma sì, sì. La polizia arriva per un incidente, per un omicidio, per un suicidio. Perché non riesci a parlare con tua mamma? Non ti preoccupare, noi il tuo messaggio glielo diremo, ma... Perché non riesci a parlarci? È successo qualcosa a tua mamma? Vedi? Non sono insieme, raga. Non sono insieme a questa cosa qua. Che strano, però. Forse veramente il trauma di Henrik l'ha completamente superato. E ha abbandonato anche... Ma a questo lei. Sì.
Lei ha questo, è di sua mamma. Ma quando ha detto poliziai, sai cosa mi è venuto in mente? L'incidente ci ha risposto subito come bene. Quando c'è qualche incidente, no? Che noi andiamo alla famiglia a dire qualcosa ai genitori. Ok. Sono di brividi. Hai capito? Lei ha quello. Anche perché quando gli abbiamo detto di Henrik, del suo killer, ci ha risposto subito. Raga, io ho un'idea. Non possiamo fare niente per lei. Adesso, qua, in questo momento. Probabilmente non lo so come fare per riferire questa cosa a sua madre. Io non lo so. Però una cosa mi verrebbe da fare. Tipo? Da andare a trovarla al cimitero. Andiamo a lasciarle una preghiera. Beh sì, magari gli dà ancora più energia, gli dà. Salutarlo. Sicuramente è sempre un bel gesto. Nel nostro cuore sicuramente lanceremo questo messaggio alla mamma di Karim. Ovunque essa sia. Se non riesce a parlarle lei, e molte volte ci è capitato durante le indagini che... mentre noi parlavamo con qualcuno che voleva parlare con qualcun altro, riuscivamo ad instaurare una specie di ponte, un collegamento. È Maria, ragazzi. Esatto. Ce la ricordiamo tutti. Esatto. Qua, se la madre voleva, aveva l'opportunità di venire a parlare. Sì. Evidentemente non può. Non può. Sono su due livelli differenti. Forse è passato ancora troppo poco tempo. Può essere vero. Da questa cosa che è accaduta. O è successo qualcosa per cui non sono su due livelli simili. Esatto. Andiamo al cimitero domani, un'ottima idea. Vero? Sì, sì. È un gesto. Sì. È un bel gesto nei confronti di tutti. Che fa bene per tutti noi. Esatto. Per loro e per noi. Adesso andiamo giù, raga, perché fa veramente freddo. Sì, sì, non riusciamo neanche più a parlare. No. Ok, andiamo. Allora, family. Ieri sera abbiamo svolto l'indagine riguardante Karim, e dato che era l'unica su cui abbiamo trovato delle informazioni certe, sappiamo che riposa in questo cimitero alle nostre spalle, ci sembrava giusto venirle a dare un saluto. Sì, ma soprattutto per tutte le emozioni che abbiamo vissuto ieri notte, per quello che ci ha raccontato, per quello che abbiamo scoperto, mi sembrava proprio giusto. Esatto. Andiamo.